Il margine di contribuzione è senza ombra di dubbio la grandezza economica aziendale più importante per tenere sotto controllo la gestione economica dell'azienda. Quello che mi ha spinto a fare questo video è stata la constatazione ormai quotidiana che direi 8 aziende su 10, ma mi verrebbe dire 9 aziende su 10, non utilizzano il margine di contribuzione per la gestione della loro azienda. Ora, questo è un fatto secondo me gravissimo, ed equivale ad attribuire il controllo dell'andamento gestionale, o meglio i risultati dell'andamento gestionale dell'azienda, al caso, perché non controllare il margine di contribuzione significa gestire l'azienda veramente a caso. Ora, il concetto di margine di contribuzione molto spesso trova delle difficoltà ad essere appreso, e secondo me la difficoltà deriva dal fatto che viene spiegato male. E quindi ho provato con degli esempi anche abbastanza, diciamo così, terra terra, di voler spiegare in maniera semplice come funziona e come si deve utilizzare per il controllo dell'azienda. Allora, immaginiamo che l'azienda sia fatta da ingranaggi, in questo caso alimentati da una cascata d'acqua, e questa cascata d'acqua in azienda viene alimentata dai costi fissi o dai costi indiretti. I costi fissi e i costi indiretti sono quei costi che noi comunque sosteniamo, a prescindere dal livello delle vendite. Ecco, so benissimo che ad esempio la manodopera, che in questo caso considero costo fisso, sui libri di scuola è classificato come un costo variabile, ma chi sta in azienda sa benissimo che in Italia la manodopera è un costo fisso. Poi ci sono gli impiegati, poi ci sono i costi generali, poi ci sono gli affitti, poi ci sono i leasing. Ci sono gli ammortamenti, ci sono i costi amministrativi, ci sono i costi finanziari per le banche, insomma ci sono tutta una serie di costi che l'azienda deve sostenere affinché possa continuare a svilupparsi, e questi costi li possiamo definire appunto costi di struttura. Una volta fatto questo esercizio e capito che l'azienda ha bisogno di costi per poter andare avanti, l'altra cosa che bisogna fare è fare questo conto semplicissimo, e posto che normalmente un'azienda di produzione ha 200 giorni, 210 giorni lavorativi, prendiamo il totale dei costi fissi, lo dividiamo per 210 e otteniamo il costo fisso giornaliero, cioè il costo della baracca, come lo chiamiamo in parole povere. Cioè, quando tiriamo su la saracinesca della nostra azienda, noi sappiamo che sosteniamo un preciso costo, e questo costo va coperto. Chi ci aiuta a coprire questo costo? Chi paga i costi fissi giornalieri per far girare l'azienda? Certamente non possiamo noi mettere delle nostre risorse personali, ma dovremmo trovare la copertura dei costi fissi attraverso la gestione aziendale. E come avviene la gestione aziendale che consente di generare costi fissi che consentono all'azienda di andare avanti? Allora, noi abbiamo dei prodotti che vengono collocati sul mercato a un determinato prezzo. Il prodotto però, affinché possa essere venduto, ha bisogno di sostenere altri costi, che sono ad esempio il costo della materia prima, in questo caso 30, il costo della lavorazione, in questo caso 10, e altri costi variabili, in questo caso quindi 10. Per cui noi abbiamo una differenza fra prezzo di vendita 100 e altri costi variabili, che sono 50. Abbiamo un margine di contribuzione di 50, cioè ogni prodotto che noi vendiamo e che quindi collochiamo sul mercato contribuisce alla gestione aziendale per il suo margine di contribuzione. Quindi 100 meno il costo variabile di 50 in questo caso dà un margine di contribuzione di 50 che viene utilizzato dall'azienda per alimentare i suoi costi fissi e andare avanti. Ovviamente ci vorranno tanti margini di contribuzione per quanti sono i costi fissi da coprire. È chiaro che se noi abbiamo pochi prodotti venduti, è chiaro che il margine di contribuzione sarà troppo basso rispetto ai costi fissi. Ecco, ma se noi invece riuscissimo a produrre dei prodotti in maniera sufficiente a eguagliare il totale dei costi fissi,
Quindi un prodotto in questo caso, un altro prodotto e alla fine un terzo prodotto. Vedete che con il terzo prodotto noi andiamo a break even, cioè abbiamo raggiunto il punto di equilibrio. A questo punto la vendita successiva che noi andiamo a fare produce utile, perché il margine di contribuzione di questa ultima vendita viene posto sopra al punto di equilibrio e quindi produce un utile. Ecco, volendo fare appunto una esemplificazione scolastica, per trovare quante quantità giornaliere di prodotti dobbiamo fare, basta dividere il costo fisso diviso il margine di contribuzione. Questa è la curva dei costi variabili, questa è la curva dei ricavi totali, questa è la curva dei costi fissi. Se mettiamo sopra la curva dei costi fissi quella dei costi variabili, troviamo il costo totale e il break-even.